Sì. Sì, in questo modo non muovetevi. Bene, basta così. Ho finito. A voi, grazie. Ottima scelta, è bello grasso quel piccione. Oh, madama, ma che piacere. Prima di arrostirlo, fatelo marinare con un pizzico di cinnamomo. Lo avete comprato per lasciarlo libero? Non è mia consuetudine cibarmi di animali. Io mi limito a ritrarre la loro armonia. Per Roma è un grande privilegio avere due geni fiorentini tra i suoi ospiti. Due? Sì, non vedete? Laggiù c'è il grande maestro Michelangelo. Cesare lo ha invitato a stabilirsi alla corte di Cesena. Cesare ha chiamato a corte Buonarroti? Sì, per dipingere degli affreschi. Buonarroti non è un pittore. Le sue opere sono inespressive. Però è un fine scultore. La scultura non è che un'arte minore. Dice il modellatore di cavalli. Incapace di fondere una statua in bronzo, rinunciaste con disonore. Nessun disonore, Buonarroti, fu un'illuminazione. Quella statua in bronzo era un esperimento dal quale acquisii esattamente ciò che mi ero ripromesso di acquisire. Voi non portate mai a termine ciò che iniziate. A parte rinnovare il vostro guardaroba. Il mio naso! Guardate, mi avete rotto il naso! Buongiorno, madama.